Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con Lord of the Fallen. Dunque, ci siamo salutati che finalmente eravamo riusciti a passare quel fottuto livello dove c'era il veleno che abbiamo passato praticamente tramite Umbral e siamo arrivati all'Argano. Però cosa è successo? Che io avete visto che abbiamo trovato quella tavoletta che è spezzata, che abbiamo dato come cacchio si chiama lì, alla fabbra, ma come quando che non è successo nulla. Però queste tavolette servono per le rune, quindi io mi sono fatto praticamente un giro da tutte le aree per vedere se avevo lasciato, magari ho detto io cazzo, ma è possibile che in tutto quest'arco di tempo ho trovato solo questa tavoletta? Non è che ce n'erano altre in giro, e guarda caso c'era assolutissimamente un'altra runa, un'altra tavoletta che, consegnata a questa qua, finalmente adesso possiamo mettere le rune nelle armi. Dove si trova questa fottutissima tavoletta? Allora, potete scegliere o partite qua dal borgo delle vesti del macellaio o partite dal santuario, vestigie qui del tradito. Una volta che siete andati qua, dovete andare, adesso ve lo faccio vedere, diciamo che partiamo da qua. Allora, partendo da qua, tanto schippiamo tutto, eh. Ce ne andiamo belle belle, tranquille tranquille, schifando tutti questi pezzi di merda. Ovviamente. Sicuramente a chi l'ha fatto già avrà aperto le scale. Ecco qua, arrivato qua. È là sopra la runa. Voi dite come cazzo ci arrivo là sopra? È lì. Vedete là sopra? Ecco allora, voi non mi dovete rompere i cosiddetti maroni. Ci si arriva salendo su. Andiamo su, belle belle. Rompete qua. E questo è il passaggio. Azionate la torcia. Entrate. E scendete giù. Addirittura c'è un cazzo di coso qua. Se si vuole salvare qua con il semino. Va bene? Dopodiché si scende sotto. Ok? Arrivate qua e proprio qui troverete la cosiddetta tavoletta. Ok? Trovate sta tavoletta, ritornate dalla fabbro. Se ne avete già due, quella che ho trovato io per prima e poi questa, la consegnate e vi sblocca le rune, ve le vende pure. Adesso io che ho sbloccato, andiamo a installare le rune. Ne ho comprate anche altre due. Ne ho comprate anche altre due perché ogni mazza contiene due rune. Quindi ne metteremo quattro. Queste mazze dovrebbero diventare devastanti, in base alle rune che andremo a installare. Ok. Ancora vivo eri, non sono ammazzato.
Bene così. Quindi ci teletrasportiamo di nuovo al sonno celeste. Eccoci qua. Scusate un attimo che devo aggiustare queste cacchio di cuffie. Bene. E ce ne andiamo. Qui, vedete che la fiamma è verde? Perché io ho già consegnato le tavolette e la fiamma della forge, diciamo lì, della campana è diventata verde. Parlando con lei, poi dopo c'è tutto un dialogo che fanno, lui praticamente ci dice che non dovrei dare le tavolette a lei perché è un potere che non va bene, che questo, che praticamente questo è uno schiavo con quelle manette che c'ha i polsi, gliele ha messe la Fabbra. E se muore la Fabbra, muore pure lui, perché c'ha queste manette particolari che sono state messe da lei. Perché lui è stato trovato moribondo, da quello che ha raccontato lui, e la Fabbra ne ha approfittato. Siccome lui, diciamo che forse avrà dei poteri, qualcosa, la Fabbra ne ha approfittato, l'ha imprigionato e praticamente lo obbliga a fare quello che gli pare. E quindi quando io ho dato la seconda battonella, diciamo, lui ha detto che non dovrei farlo. Comunque a me non me ne frega niente di quello che dice lui perché a me mi servono. Quindi gliel'ho date e si è sbloccato la runa. Quindi acquista rune, vedete qua? Le rune sono queste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le mazze possono inserire questo tipo di runa e questo tipo di runa. Poi io ho una runa che lei non ha, però non la posso mettere nelle mazze che ho. La posso mettere in una spada. Praticamente è una runa che assorbe mana. Quindi io ho comprato una runa per l'attributo forza e una di queste cioè due di queste per l'attributo forza e una di queste per l'attributo agilità, perché io di queste qua triangolo una già ce l'avevo. Quindi cosa succede? Alloggia rune. Vedete? Queste sono le nostre e ci vanno due rune, una rotonda, diciamo, e una triangolare. Allora, qui metteremo, ne abbiamo due. Una di queste che aumenta il valore derivato all'attributo forza. E ci ha dato addirittura pure il trofeo. Poi qui aumenta il valore derivante all'attributo agilità. Lo daremo a quell'altra mazza. Mentre qua metteremo aumenta i danni dal colpo terribile. Ok? Poi prendiamo quest'altra. E mettiamo attributo forza e attributo agilità. Ok. Quindi praticamente abbiamo aumento i valori derivanti all'attributo forza. Derivanti all'attributo forza, aumenta i danni da colpo terribile, aumenta i valori derivati dell'attributo agilità. Solo che io volevo capire, no? Agilità è 21, segna là. È sempre 21, nonostante ho messo le rune. Ma se io la caccio a questa, se io la caccio, potenza d'attacco 218, 155 più 63. Rune MS2, potenza d'attacco. Aumenta i valori derivati all'attributo forza. E però non me è di là, di forza, non mi aumenta un cazzo di niente.
Comunque, fatto sta che forza, requisiti 13, agilità 10. Non è che i requisiti, no? Aumenta il valore derivato dall'attributo forza. No, è impossibile. Ah, forse quelle ci ho aumentato. Forza C più, e qua ho aumentato. Sì, quello ho aumentato. Forza C più, agilità D più, ecco che cosa. Ok, va benissimo. Vedete che qua non ce l'ho la D più verde, perché qua abbiamo l'attributo agilità e l'ha portata D più, però l'ha fatta verde. Qua invece è bianca. Cosa comporti non lo scopriremo poi attaccando. Allora, questo cos'è, cura veleno? Toglilo adesso. Rimettiamoci le nostre belle sacchettine. Questo del veleno qua ne ho 44 addirittura. Ma te le compri un po' di sti sacchetti? You again. B? Non c'è quello delle. Non c'è quello là del veleno, guarda. Non li posso vendere, è possibile. Boh, vabbè. Comunque, e qua abbiamo. Avete capito quindi? Mo. 800. Dai, così. Poi qua questo c'ha la chiave. In Radiance, judgment. 18.000. Io questa chiave la devo comprare per vedere dove cazzo ci fa Our Immaculate andare. Lady will bring redemption. Quest'altro che Hello c'ha? again, friend. Ah, vedete com'era? Era di più di meno. E invece noi abbiamo adesso C più di più. Quindi. Tanta roba. Vende le rune, grandi schegge di denario per potenziare ancora di più le armi, forse. 2005. May your Tu path ce be l'hai il veleno, blessed. te lo compri? Ma perché no? Non se li compra. Le sacchette queste qua del veleno, perché? Boh, porca vacca, ma lo devo tenere per forza io. Questo qua ne ho 16. Allora, potenza. Ah, servono 5.000 praticamente. Invece di farmi il livello dovrei potenziarmi ancora le armi. E io quasi quasi. Materiale insufficiente, perché? Ah, 2 da 3, vedete? Quindi ci vogliono 6.000. Li vende quello. 6.000. E poi non mi bastano. Niente, ok, se le trovo in giro. Quindi va bene, a sto punto qua, quindi servono 18.000 che vuole quello e le armi. Poi, facciamoci un altro livellino, vitalità, costituzione e il peso e la stamina. Sì, tanto abbiamo le armi, le abbiamo potenziate con le rune. Fatto ciò poi, ragazzi, vi ricordate che qua c'era un NPC? Chiusa. Eccola qua. Come
consegna accusa bruciante. L'accusa bruciante è questo oggettino qua. Una serie di dita mozzate che fungono da catalizzatore. Mo, questa mi sta dicendo di dargliela. Io, onestamente, non la uso. Voglio provare a dargliela. È contenta che gliela abbiamo data. Ovattati incomprensibili. Ma per forza è incomprensibile. C'è una specie di cosa in bocca. Una catena con la maschera. Vediamo se riesco a fargliela. Sì, vedi? Boh, avendogliela data, non so che cazzo succederà. Cosa dobbiamo fare per vedere? Secondo me riposare, ritornare e vedere. C'è un catalizzatore, magari lei lo usa e si libera la bocca. Sarà una nuova venditrice, no, non ho idea. Riposati. Qui non è cambiato nulla. Pure ste celle aperte, cioè dovranno venire altri personaggi. Non c'è più, che vi ho detto io? È scappata. Vediamo cosa ci dà. Gabbia per la testa della prigioniera. È scappata, se n'è andata. Cioè, è scappata. Diciamo che l'abbiamo aiutata noi a scappare da qua. Il problema è un altro. Dove è andata? Allora, Dio sacro, avvizzimento, castigo, sanguinamento. Nove e quattro, pesa 15, questa qua a livello fisico è una bomba. 72, 42, però aumenta tutto il resto. Elmo da incantatrice, della ragazza là. Fammelo mettere, vediamo. Ok. Ok. Allora, la tipa ci ha lasciato l'elmo ed è sparita. Io sto facendo un giro qua per vedere se la trovo, Che se non la troviamo, casomai metto Umbral e vediamo. Perché è impossibile che uno noi la liberiamo e non si trova più. Ok, ma qua è quello che abbiamo già fatto tutto. Se no devo provare a riposarmi di nuovo e vedere.
Beh, avrà un'utilità, un qualcosa questa, eh? Vabbè, qua è il tizio. Là c'è la scala, che è quella là, che abbiamo già fatto tutta sto casino. E qua? Eravamo già venuti. Sì. Ci riporta qua fuori. Lì all'ascensore, all'uscita. Ci eravamo già venuti pure qua. Bisogna vedere questa dove cazzo se n'è andato. Facciamo un altro giro. Niente, eh? Sembra di no. Eppure sopra sembra che ci si possa anche andare. No. Niente. Andiamo giù. Là ci siamo stati. Niente, non so, non saprei dove cacchio è andata questa, però se l'abbiamo liberata, a qualcosa servirà, cioè. Ci dovrà per forza essere d'aiuto, o sarà la nostra nemica, cioè non è che si libera così una cosa e basta. Sopra, sotto. Ah, che era questa che tiravamo dall'altro lato. Da qua. Per prendere qua un'altra cosa qua che avevamo già fatto. Si ritorna indietro. Niente, dai, non c'è.
Lo scopriremo comunque, perché avendola liberata qualcosa deve fare, cioè deve succedere, non deve fare, avendola liberata. Vediamo, magari parlando con qualcuno, perché qualcuno ce l'avrà messa qua. Vabbè, con questo l'ho fatto, tipo il monaco o Pietra, vediamo. Ma il comandante, vai, vai. Ah. Lei niente, non mi dice, parla. Lui nemmeno. Lui nemmeno. Il Fabbro non se ne parla. E lui nemmeno. Niente. Riposo. Ok, quindi lei, se quella là l'abbiamo liberata, ci ha dato il suo elmo. E qui non c'è nessuno. Dove qua? All'inizio. Se l'è data a gambe e non si sa dopo. D'accordo ragazzi, vabbè, quindi avete visto, sia per quanto riguarda la runa dove andarla a prendere, quella che io mi ero dimenticato, perché una l'ho presa di mio, l'altra mi è venuto lo scrupolo, ho detto che cazzo, c'è possibile che non si possa in nessun modo aumentare cioè le armi con queste rune, cioè mi è venuto, stava, me le sono rigirate tutte le armi, cioè giustamente non è che ho fatto il video, però ho detto una volta che scopro poi glielo faccio vedere a chi è interessato. Nemmeno qua non c'è nessuno. Quella è sparita proprio, se ne è andata alla gambe e ciao. Non c'è. Ok, quindi diciamo che possiamo andare. Quindi ritorniamo dove ci eravamo lasciati l'ultima volta. E vediamo questa zona. Ah, qua il tizio ci ha chiesto. I'll find the bastard who took that pendant. You find the bastard, there'll be blood for... Sì, ok. Poi io qua devo fare secco a quel bastardo. Dove cazzo è? Ah, che ho distrutto, nuovo. Sì, guarda qua che avevamo lasciato. Ah, perché c'è una strada dall'altro lato.
Azzo, non lo prendo. Scusa, ma dov'è il mostro là? Ah, eccolo là sotto. Ehi. Prendiamo sti cazzo di uova. Ma non si muove. Darte cazzi di spazio stretto. Ah, si è mossa. Pezzo di merda. Dai. Vieni, bastardo, che ti... Apri sta cazzo di... Ma mi sta congelando o sbaglio? Bastardo. Sarai un figlio di puttana, Guarda là che ci ha chiuso all'angolo. Ma non si è bloccato. Cioè, guarda là. Non si capisce un quarto, non si vede niente. Era morto. Cioè, mi ha bloccato lì, non mi potevo muovere. Dove cazzo andavo? Allora, innanzitutto quello là che ci cura del congelamento, veleno, cura incendio, ustione, qual era? Potenziale da avvizzimento, da magia, quale cazzo, che fa questo? Contro l'avvizzimento, contro tutti i tipi di magia, è questo. Facciamo così, Mettiamo tutte e due. Com'è qua sopra il vigore? Ma poi pure sta cazzo di cosa qua. C'è qualcosa di... Quando abbassa il ponte tornerà su. Ma... Non ho idea. Thank you.
Qua ci ha bloccato. Allora. Uno. E due. Sembra di sì. Sembra. No! Fammi bloccare di nuovo. Sto bastardo di merda. Devo andare senza lock. Sai che sei morto, vaffanculo. Ok. Ok. Beh, sei morto ma non mi hai rilasciato niente, eh. Pensavo che... Ah, forse è qua. E c'è un'altra strada là pure. Vai. Sali, il seme, tipo di... E un'altra runa. E vediamo qua che cosa ha sbloccato. C'è un altro oggetto qua. Teschio intenso. Vabbè, ci avrei fatto fare il giretto qua sopra. Basta, abbiamo fatto tutto. Figlio di puttana. Chi è scazzo, tu sei stato? Ah, no, c'è un altro là. Che spara palle di fuoco. Ma... Bene. Ok, l'unica cosa è quei cazzi, che è sto coso? Ah sì, l'ho girato io. E quello? Che cazzo ha puntato là sopra? Ah, un altro mostro. Appunto, ma un altro mostro, si verrà da dove cazzo si arriva là? Da un'altra parte? Dove? Qua sei? No.
Questa è una cosa che si va aperto. Comunque, ce ne possiamo andare. Che sta uscendo l'amichetto nostro qua. Ok. Sì, va aperta quella diga. In modo che esce l'acqua e poi possiamo scendere normale. L'unica cosa sono sti corpi galleggianti. Ok, perché giustamente galleggiano nell'acqua. Tolta l'acqua alzando la diga, quelle ce le ritroveremo a terra. Sì, vabbè, se lo trovo te lo dico. Abbiamo trovato questo. Questo me lo devo cacciare. Abbiamo trovato più niente. Ah, la runa stella. Uccidendo un nemico si recupera salute. Cazzo, questo, se trovi un'arma con questo più l'anello, recuperi salute all'infinito praticamente. Questa è una buona cosa. E questa è quella che avevo io. Si ottiene più mana uccidendo un nemico. Ok. Riposati e proseguiamo. Non si apre da questo lato? Scusi, allora dove cazzo dobbiamo andare noi? No. No, ragazzi, non c'è. Non ha senso. Se non si apre da questo lato, allora. Io devo fare sta strada qua. Bisogna trovare il modo di aprire la diga da qua. È caduto solo quello. Quello sta morendo avvelenato. Tira la leva, ma vaffanculo, va. Ok. E adesso. Anello delle ossa. Il teschio. Vanno a vedere che c'è di nuovo il mostro là. No, era in ombra. Che cazzo c'entra adesso? Boh, adesso ce lo possiamo spippolare così. E non c'è niente. Bene. Proseguiamo. Ah, l'anello.
costituzione, anello delle ossa, dove sei? Aumenta il carico massimo. Costituzione, pazienza. Però aumenta il carico. Ma risulta sommamente resistente, aumenta il carico massimo. Sai che se lo tolgo, quale avevamo? Puoi lanciare magia, no? Un nemico. Dove cazzo era? Prima bestia. Ah, infatti, vedi quando che qua si è arrivato. Va bene questo. Siamo più leggeri. Sì, ma io ho tolto l'acqua e fino a qua ci siamo. Ok. Ora possiamo andare da sopra, da qua. Perfetto. E questo, gli diamo un bel calcio nel culo e ci siamo aperti la nostra scorciatoia. Sì, ma io ho un problema col joystick. Questo se ne va per i cazzi suoi. No. Ma guarda sto bastardo. Oh, no, è rimasto bloccato. Ma c'è un problema col joystick. Vaffanculo. C'è un problema col mio joystick. Sì, se il fatto è che se rispona questo. Però aspetta. Possiamo ritornare a normale. Dov'era? Ah, là sotto. E perché vado da qua? Vai. Ok. Eh sì, perché quello se salvo riesce di nuovo, secondo me. Quindi non si apre da quel lato. Fottuto cane di merda. Ok, vediamo se succede qualcosa. Guanti, protettore, 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 protettore. No. Dici che è sacra, ciao. 75, 40, no, allora no, per il momento no. Questo è buono, pesa di meno.
Congelamento 116, veleno 109. Qua c'è un po' di veleno, però noi se ne sbattiamo le palle e se mettiamo questa. Questa no. Questa sì. Però pesa molto di più. Ma noi abbiamo l'anellino e chi se ne frega. Le tinte. Perfetto. Ok. Figlia di... l'avevo mica visto che era sto bastardo. Cristo santo, sono in due! Ma dove cazzo vai? Sì, domani! Per forza, non si capisce un cazzo! C'era quello, quello non muore mai, c'ha lo spirito blu, credo! Ma guarda tu sto bastardo. Sì, vabbè, arriviamo subito perché è tutto dritto. Però che cazzo, dai. Poi ci sarà quest'altro? Di nuovo? Domani. Se... come cazzo devo fare? Ma lo devo per forza trascinare fuori. Vieni, vieni. Vieni fuori, vieni. Crepa, vaffanculo. Ok. Tutto.
Crepa pure tu. Qual era? Questo? O questo? Sanguinamento. Ustione. Ok, sta finendo pure il tempo. Devo recuperare le anime. Vediamo. Non se lo tira, vedi? Non se lo tira quella puttana di sua madre. Questa è il bastardo di prima. Animelle. Ma vaffanculo. Niente, non riesco. Spazi stretti. Figlio di puttana! Nemici nei paraggi, ma vaffanculo, va. Niente, siamo morti. E ritorneremo a prendercele subito qua le anime. C'era pure qualcosa da raccattare, speriamo che rimanga là. Vabbè raga, che dire, niente. Ci si vede al prossimo episodio e vediamo di proseguire da là. Che mo qua è tutto correre, correre, correre. Mo qua c'è di nuovo quel bastardo. Ci romperà i coglioni di nuovo. E niente, dai, va bene. Ragazzi, un saluto a tutti e ci si vede alla prossima.